Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestitino bimba taglia un anno. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto di utilizzare quello del filato Alize Diva. Vi ricordo che ogni gomitolo da 100 grammi misura 350 metri ed è 100% micofibra. Io ho utilizzato due colori, quello del vinaccio e quello del panna, utilizzando in totale due gomitoli, quindi 200 grammi, lavorando con uncinetto del numero 3. La lavorazione è semplicissima, voglio dirvi alcune cose. Per quanto riguarda la lavorazione, io sono partita dal torace e ho fatto una circonferenza, quindi ho messo tanti motivi, tante catenelle, fino ad arrivare a una circonferenza di 53 cm circa. Quindi se dovete fare taglia più grande andate ad aumentare, io direi 56 cm per una taglia 2 anni, se non anche 57 cm, e calcolate che in ogni aumento di taglia di circonferenza dovete andare a mettere almeno 3-4 centimetri, dipende sempre comunque dalla bambina. Un'altra cosa, quando poi io quindi ho fatto queste catenelle iniziali e poi ho lavorato la parte di sopra, per la parte di sopra io ho lavorato per circa 15 centimetri, 7 centimetri l'ho lavorato per lo scalfo, ma vi dico subito che queste misure io le ho prese dalla mia nipotina quando avevo un anno e lei aveva delle braccia molto esili, tipo meno, quindi per una taglia un anno io vi dico, invece di fare 7 centimetri come me, andate a fare 7 centimetri e mezzo se non anche 8, in modo tale che le braccia passino un po' di più se la bambina ha delle braccia paffutelle. Un'altra cosa, io ho lavorato quindi prima facendo in giri di andata e ritorno e poi ho fatto queste piccole spalline per poter creare lo scollo. Lo scollo per me è molto largo, quindi la testa passa tranquillamente, ma se voi pensate e avete timore che il collo possa, che la testa possa non passare, non vi preoccupate, perché io nel video tutorial vi dico come fare dietro per mettere un bottoncino in modo tale che lo scollo si allarghi ulteriormente e in questo caso la testa passare con più facilità. Una volta terminata la parte di sopra sono andata a lavorare la parte di sotto. Vi dico già che il vestitino io l'ho fatto lungo, mi sembra su intorno sui 27 centimetri, e quindi è un vestitino che arriva poco sopra il ginocchio. Se voi volete che il vestitino sia più lungo, naturalmente potete fare più motivi rispetto a me. Io del vestitino ho fatto un motivo della gonna, un motivo un po' particolare, e ho ripetuto il motivo 6 volte. Se lo volete più lungo andate a fare 7-8 motivi. Naturalmente vi dico anche che non ho fatto alcun tipo di aumento, perché avendo fatto qui la lavorazione molto stretta, la lagona si va a allargare normalmente da sola, quindi senza fare alcun tipo di aumento. Una volta fatto i motivi ho fatto poi due giri per il bordo con lo stesso colore del vinaccia in modo da richiamarlo. Alla fine, naturalmente, quando andate a mettere il filo, io vi dico nel video il tutorial che ho fatto comunque un giro, vi mostro come fare appunto per creare i passanti, e poi ho messo un fiocchettino anche qui in alto per rendere il vestitino ancora più sciccoso. Questo è un vestitino corto, quindi non quelli là lunghi. Mi piacciono di più i vestitini quando sono un po' corti sulle bimbe, perché le vanno più stile bambolina, però vi ripeto, voi potete fare anche la gonna molto più lunga, quindi andando a fare qualche motivo in più, però in quel caso se lavorate con lo stesso filato vi dico che dovete andare a prendere almeno un gomitolo in più del colore panna, perché io per fare questi 5 motivi, perché il primo l'ho fatto con il vinaccio, ho utilizzato tutto il mio filato del colore panna. Quindi questo è un vestitino taglia un anno, molto semplice, la particolarità è proprio nella sua gonna, se vogliamo chiamarla così, nella gonnellina del vestito, mentre sopra è un top molto alla fine normale. Io spero che vi piaccia, che desiate realizzarlo, se è così mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E naturalmente se avete acquistato lo stesso filato nel sito Uncentando con i Filati potete naturalmente taggarci anche sulla pagina Instagram Uncentando con i Filati o sulla pagina Facebook Merceria Coleti, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito bimba taglia un anno io ho deciso di utilizzare il filato della Alize Linea Diva, che è 100% microfibra, e ho optato per questo colore bordeaux o vinaccia, in realtà l'abbiamo chiamato vinaccia. Allora lavorerò con uncinetto numero 3 e ho montato 120 catenelle. Questa è la circonferenza del bacino della bambina, quindi mi raccomando, taglia un anno dovete montare tante catenelle fino ad arrivare ad avere circa 53 centimetri. Quindi
quindi se avete un filato più sottile andate a montare più catenelle, se avete un filato più doppio andate a montare meno catenelle. L'importante è, vi ripeto, che arrivate a 53 centimetri. Questo è per taglio un anno. Se dovete fare una taglia più grande, quindi tipo un anno e mezzo o anche due, per taglia due anni andate a fare almeno 56 centimetri di circonferenza. Per una taglia intermedia io direi che vi potete fermare anche a un 54,5 centimetri, pure 55. Quindi una volta fatte le nostre 120 catenelle le chiudiamo in tondo e andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e facciamo una maglia alta in ogni catenella, per un totale nel mio caso di 120 maglie alte. Questo è il primo giro. Vi dico già anche il secondo giro. Nel secondo giro andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ah, una cosa che non vi ho detto: noi in questo momento stiamo facendo la parte alta del vestitino, quindi andremo diciamo da intorno alla vita fino ad arrivare all'altezza delle spalle, quindi vi farò vedere anche come dividere poi per fare gli scalfi, e poi andremo a fare la parte di sotto. Quindi noi adesso stiamo facendo la parte di sopra del vestito. Ripeto, quindi primo giro 120 maglie alte, una maglia alta in ogni catenella, secondo giro una maglia alta sopra ogni maglia alta, e poi vi faccio vedere come realizzare il terzo. Ho terminato quindi anche il secondo giro di maglie alte. Adesso andiamo a fare il terzo giro, che è semplicissimo, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Ancora catenella di separazione, salto una maglia alta, entro una successiva e faccio una maglia alta. Ancora catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, e continuo così per tutto il terzo giro, e poi ricomincerò da capo a rifare il primo. Vi ricordo che per fare il primo andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Io ripeterò questi 3 giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Penso che ripeterò il motivo per almeno 2, massimo 3 volte, e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro, e la parte dietro poi la divideremo ulteriormente in 2 parti, in modo tale da lasciare un'apertura dietro che ci permetta di mettere i bottoncini, in modo tale da infilare in maniera più semplice il vestitino alla bambina. Allora, sono arrivata, come vi ho detto, ripetuto il motivo per 3 volte. Adesso andrò a fare lo scalfo per poter dividere la parte avanti dalla parte dietro, e dopo un motivo dividere la parte dietro in altre 2 parti, in modo tale da creare uno spacco dove mettere i bottoni, in modo da poter facilitare l'ingresso e la chiusura del vestito. Allora, per poter mettere i marcatori io sono andata a contare i miei quadratini. Vedete, cioè i quadratini di una catenella, e ne ho un totale di 30. Quindi che ho fatto? Ne ho un totale di 60. Quindi che ho fatto? Ne ho messi 29 dietro, 29 avanti e uno di lato, dove sono andata a mettermi un marcatore. Quindi ripetiamo: 60 quadratini, 29 dietro, 29 avanti, uno di lato, uno dall'altro lato. E adesso vado a lavorare normalmente il mio motivo, però non più in giri naturalmente di andata e ritorno, ma in giri in giri di tondo, ma in giri di andata e ritorno, e vado a lavorare semplicemente in questa maniera. Io ho fatto il mio giro di quadratini, adesso mi avvicino con la telecamera così potete vedere. Eccomi. Adesso andiamo a lavorare semplicemente facendo il nostro primo giro, quindi 3 catenelle che servono a essere la mia prima maglia alta, e di nuovo una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta nella maglia alta successiva, e continuo così normalmente il mio giro. Finirò da quest'altra parte andando a fare l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta prima del marcatore, poi tornerò normalmente a fare il mio giro, quindi mi alzerò con 3 catenelle e farò di nuovo un giro di maglie alte, mi alzerò di nuovo con 3 catenelle e farò una di separazione, ma naturalmente dopo ve lo farò vedere, perché adesso farò i 2 giri, poi vi farò vedere il terzo, e poi vi farò sapere quante volte ho ripetuto il motivo. Secondo me ripetere il motivo 2 volte va più che bene, perché le spalline devono essere di circa 7 cm, non più grande, quindi 2 motivi secondo me vanno bene, anzi forse ne farò anche un giro in meno, e poi andrò a fare la stessa cosa dietro, solo che dietro poi vi farò vedere come ho fatto per dividere ulteriormente la lavorazione.
Sto realizzando il terzo giro del mio motivo, vedete ho fatto due giri di maglie alte, ho fatto 3 catenelle sulla mia prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Quindi vedete i 3 giri sono veramente semplici. Adesso io continuerò, vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare e dietro dopo quanti giri sono andata a dividere le due parti dietro e come sono andata a dividere in modo da creare quell'apertura che vi dicevo che serve per infilare maggiormente la testa del bambino, della bambina, scusatemi. Allora, io ho cambiato un po' idea, nel senso che alla fine non ho fatto, come vi avevo detto, qui tutto dritto e dietro diviso, ma ho diviso sia avanti che dietro per poter creare lo scollo, quindi non fare lo scollo come faccio solitamente io per le mie maglie, ma uno scollo quadrato, lo vedete, eccolo, e vedete è talmente largo che va benissimo per far passare la testa della bambina, quindi non ho messo nessun polsino, nessun bottone. E come ho fatto? Ho fatto il primo motivo sul davanti normale, quindi giri di andata e ritorno, poi sono andata a fare il secondo motivo e il giro di maglie basse e di maglie alte l'ho lavorato soltanto per le prime 10 quadratini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 10, e quindi ho fatto il secondo motivo soltanto da quest'altra parte e ho fatto la stessa cosa anche di qua, ho lavorato il giro di maglie basse su 10 motivi e ho ripetuto tutto il motivo, tutto il secondo motivo, fermandomi quindi con il giro di maglie alte separate da una catenella. Dietro invece lo giro così ve lo faccio vedere. Ho fatto la stessa cosa, ma quando sono andata a ripetere il secondo motivo, il primo giro di maglie basse l'ho fatto ancora che sono andata dalla parte, da una parte all'altra, mentre gli ultimi due motivi, gli ultimi due giri sono andata a farli lavorando sui 10 quadratini, quindi uguale a come ho fatto dietro. Quindi ripeto, alla fine io ho ripetuto due volte il motivo, una volta intera, una volta separata sul davanti, mentre dietro ho fatto il primo giro sempre intero e poi ho separato gli ultimi due giri. Questo in modo che sia facile capire qual è la parte avanti e qual è la parte dietro. La parte più scollata è naturalmente la parte che va sul davanti. Le maniche mi sono venute alte circa 7 centimetri e per me, secondo me, per una taglia di un anno va benissimo, ma se la trovate piccola, perché naturalmente dipende anche dalla come la formazione della bimba, potete andare a fare un giro in più rispetto a me, quindi terminare con un giro di maglie alte. Questo vi permetterà naturalmente di avere il collo ancora un po' più largo, quindi che faciliti maggiormente quindi il passaggio della testa, e avere anche lo scolfo più largo, ma ripeto, secondo me per una taglia di un anno il braccio va benissimo. E ripeto, vedete lo scalfo è molto molto largo, quindi ci passa bene la testa di una bimba di un anno. Però se non siete convinte potete sempre andare a fare in questa maniera. Quando state facendo la parte dietro, il giro che io ho fatto intero, voi invece fatelo lo stesso a metà, quindi fate la parte avanti uguale alla parte dietro, in modo tale da avere lo scollo ancora più largo. Questo vi permetterà di essere sicure che il collo passerà per la testa della bambina, e naturalmente potete farci dopo anche un bordino come preferite. L'importante è che il bordino sia bello morbido, tipo un bordino di ventagli, in modo tale che non vada a stringere poi il fatto di poter allargare lo scollo per poter indossarlo. Un'altra cosa che potete fare è invece fare sempre il dietro il giro di maglie alte, il primo giro, però vi fermate qui al centro e fate e tornate in spezzate il filo e poi ricominciate a lavorare di nuovo da quest'altra parte, in modo tale che qui potete mettere un piccolo bottoncino e allargare ulteriormente lo scollo. Quindi diciamo che ci sono varie tecniche che potete utilizzare per poter appunto allargare lo scollo. Detto ciò, adesso io passerò a lavorare la parte sotto, dove farò un piccolo stacco tra il motivo va sopra e il motivo sotto per poter far passare il nastrino. E ho deciso, all'inizio volevo cambiare colore, ma penso che lavorerò tutto il vestitino con alla fine il colore vinaccio, perché ricorderete io ho fatto una foto in cui vi mostravo che ho preso anche il color panna, ma credo che lo farò tutto di un colore. Massimo, se uno vuole fare il bordino lo fate un altro colore. Quindi però mi piace come sta venendo con questo colore, voglio qualcosa di bellina da mettere la sera, e quindi preferisco continuare a lavorare con lo stesso colore.
Allora, ho terminato il giro delle 3 maglie alte alternate una catenella, posso andare a fare adesso il primo giro per realizzare la gonna del vestitino e vado a fare con una maglia bassissima in porta all'interno della seconda maglia alta. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho nel secondo gruppo di 3 maglie alte, entro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi vado nel gruppo successivo di 3 maglie alte, entro nella seconda e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nel gruppo successivo, entro nella seconda maglia alta e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro dopo aver fatto le 5 catenelle, entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Rientro una seconda maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, scusatemi, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Ho terminato anche il secondo giro dopo aver fatto le 3 catenelle, sono entrata nella terza catenella iniziale, ho fatto una maglia bassissima. Bene, adesso possiamo andare a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una successiva 2 successiva 3, per un totale quindi di 4 maglie alte, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo nel secondo dei nostri 3 archetti di 3 maglie alte, vedete ne ho 1, 2, scusate, nei 3 archetti di 3 catenelle ne ho 3, quindi 1, 2, 3, entro quindi nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricominciamo da capo, una maglia alta sopra ognuna delle 4 maglie alte, quindi una successiva 2 successiva 3
successiva 4, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, una maglia alta sulla ognuna delle maglie alte, quindi una, 2, 3, 4. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il secondo archetto di 3 catenelle, quindi salto il primo, vado il secondo e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, dobbiamo andare a fare il quarto e ultimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta in ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro, cinque, due maglie alte all'interno dell'archetto, una e due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro, cinque e sei, due maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, una, due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo il filo, salto tutto e vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Allora, ho finito il primo motivo del mio vestito e adesso del vestito del bambino e adesso ho ricambiato idea. In questo video sto cambiando idea, una continuazione. Avevo detto che volevo fare il vestito tutto del colore vignaccia, però poi mi sono accorta che è troppo pesante per essere un colore da bambina e quindi torno all'idea che avevo all'inizio di alternare con il colore panna. Quindi il secondo motivo andremo a farlo col colore panna. Il motivo è uguale, quindi sono sempre 4 giri, ma cambiano alcune cose. Quindi io i primi 2 giri ve li faccio vedere in modo tale che poi vedete in che senso cambia. Il motivo che andremo a fare adesso è quello che poi verrà sempre ripetuto. Quindi io ho tagliato il filo, se voi non lo tagliate fate delle maglie basse, se continuate con lo stesso colore, fino a delle maglie bassissime fino ad arrivare all'archetto di 2 catenelle. Comunque io ho cambiato filo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado di nuovo a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho qui, dove finiscono le mie maglie alte, inizio l'altro gruppo e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 maglie alte, entro dalla quarta e la quinta e vado a fare una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 maglie alte, entro dalla quarta e la quinta e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qui dove finisce un gruppo di maglie alte, inizia il secondo, il successivo, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo salto 4 maglie alte, entro tra la quarta e la quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro facendo sempre una maglia bassa all'interno della terza catenella e adesso andiamo a fare il secondo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto e ricomincio, salto l'ultimo archetto e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta nella maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte all'interno dell'archetto, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il secondo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Bene, questi sono i due giri diversi da quelli che abbiamo fatto prima. Poi invece si torna a lavorare normalmente, quindi si faranno di nuovo nel terzo giro 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, 5 catenelle, si andrà nell'archetto di 3 catenelle e si farà la maglia bassa. 5 catenelle, si ricomincia. Quindi il terzo e il quarto giro sono uguali a quello di prima. Poi anche poi si ricomincia da capo, ripetendo questi due giri, non questi che abbiamo fatto qui, come avevamo una base diversa. E questi sono i giri che vi ho detto andremo sempre a ripetere. Naturalmente vedrete che la gonna man mano si allargherà da sola, perché giustamente qui era stretta, quindi andrà ad allargarsi da sola, e io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Penso che alternerò, adesso farò di nuovo, farò un tutto motivo con il panna e forse dopo farò un motivo tutto con il vinaccia e poi terminerò facendolo tutto panna. Penso così di rendere il vestito un po' più armonioso, altrimenti alternerò sempre un colore con un altro colore. Devo ancora ben decidere, ma naturalmente alla fine vi farò sapere, vi dirò naturalmente quante altre volte ho ripetuto il motivo prima di arrivare alla lunghezza desiderata. Allora, ho ripetuto il motivo alla fine per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, quindi da quando abbiamo iniziato ho ripetuto 6 volte e non ho mai cambiato uncinetto, ho fatto degli aumenti, la gonna si è andata a allargare da sola. Un'ultima cosa, io ho fatto un piccolo bordino molto semplice, ho ripetuto, una volta fatto i 4 giri con il panna, ho ripetuto l'ultimo giro con il vinaccia e poi nell'ultimo giro ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta e nella
l'archetto di 2 catenelle sono andata a fare 5 maglie alte. Quindi ripeto, ho fatto un piccolo bordino molto semplice nel quale ho fatto un primo giro dove l'ho fatto uguale a quello precedente, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, e poi sono andata a fare un ultimo giro dove ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta e nell'archetto di 2 catenelle sono andata a fare 5 maglie alte. È terminato così il mio vestito.